Sta arrivando Santa Lucia, ci aggiorna su tutti gli appuntamenti di Cremona. Il nostro ospite di questa sera, l'architetto Angelo Garioni di Cremona Comera. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, che cosa c'è a Cremona per questa festa amata dai bambini? Allora, noi come associazione abbiamo già messo nei giorni scorsi le cassette della posta, che purtroppo sono state vandalizzate dopo poche ore, in modo incivile. Però contemporaneamente abbiamo prodotto questo fumetto dedicato a Santa Lucia, che racconta la storia di bambini cremonesi e il rapporto con la Santa. Questo fumetto l'abbiamo realizzato in collaborazione col Centro Fumetti Andrea Pazienza e domani inizieremo a distribuirlo, insomma, a farlo conoscere ai bambini cremonesi in Corso Garibaldi, all'altezza tra la statua di Stradivari e l'inizio di Corso Campi. Saremo lì. Quindi un primo appuntamento per tutti, per i bambini, per le famiglie. E domani a che ore? Tra le 4, 4 e mezza, quell'ora lì. Saremo lì con un fumettista e disegneremo qualche fumetto dedicato alla Santa. Non è l'unico appuntamento per questa festa, però ce ne sono anche altri. Sì, abbiamo pensato di fare una conferenza, cioè più che una conferenza, una lezione aperta su Santa Lucia e Cremona, dove spiegheremo il fumetto. In particolare vogliamo un po' spiegare anche la chiesa di Santa Lucia, che purtroppo negli ultimi tempi ha avuto qualche piccolo dissesto sulla volta, e l'appuntamento è per giovedì sera alle 21 presso l'Osteria del Fico, dove faremo questa lezione aperta e prima spiegheremo il fumetto, la tradizione della Santa, e poi cercheremo anche di valorizzare l'idea di un restauro di Santa Lucia, perché è triste che questa chiesa sia sempre chiusa. Una chiesa che tra l'altro nasconde delle piccole ricchezze. È una chiesa straordinaria. Innanzitutto l'impianto del 1200 potrebbe essere una chiesa quadrata o rettangolare, molto stretta, costruita in una posizione interessante, perché forse lì c'era la porta urbica di Cremona Romana, in via Ruggero Manna c'erano le mura, quindi probabilmente lì nei pressi poteva esserci una porta. Ci sono poi questi bellissimi affreschi quattrocenteschi in una cappella laterale e altre opere d'arte notevoli del 5-600 cremonese. Bene, quindi rinnoviamo gli inviti per tutti i nostri telespettatori. Vi aspetto domani pomeriggio dalle 4 alle 5 in Corso Garibaldi, oppure ci vediamo giovedì sera alle 21 all'antica Osteria del Fico. Va bene, grazie all'architetto Angelo Garioni di Cremona Comera per essere stato con noi. Grazie. Grazie a voi.